L'azione Pasquaro sempre viva, nonostante il maltempo, oggi è una bella castagnata con tanta gente. Non bisogna mai mollare, anche con il maltempo bisogna sfidare anche il tempo. E noi siamo quelli che qua a Pasquaro lo sfidiamo tutte le volte. E noi abbiamo sempre il solito santo che prega per noi, e San Don Bonino, che a casa sua facciamo festa e penso che lui sia contento e ci aiuti. Castagne, canestrelli, vin brulè. Vin brulè e anche le torte, e poi tante mamme hanno portato crostate, dolcetti fatti da loro, biscotti, una gran bella cosa. Sono contento che c'è stata molta gente che è venuta qui a mangiare le castagne e specialmente a bere il vin brulè. Tanti amici sanno che lo facciamo buoni, sono venuti quest'anno. Una frazione unita, tanta collaborazione tra di voi. Sì, c'è sempre molta gente che mi dà una mano, mia sorella, mio cognato, amici di Forno, Claudio, Daniela, e poi dopo c'è Maria Teresa, siamo Tom che mi ha dato una grossa mano, che ha fatto tutti i canestrelli, Daniela, la compagna. Siamo una bella combricola, via. Una castagnata benefica. Sì, la castagnata oggi è benefica per una ragazza qui di Pasquaro che purtroppo gli è mancato il marito, abita a Strambino, e sono molto contento di darle una mano perché ha 4 figli e è dura poter tirare avanti. E i soldi che noi oggi raccogliamo le devolviamo per Antonello, che sarebbe il marito di Rosalba Perri, che aiutiamo molto amorevolmente.